Buonasera. Questo è un incontro che nasce da due amici che non si erano mai incontrati prima, fino a 2 ore fa. Sono già di problemi di trasmissione. Questa serata inizia 2 anni fa, quando un rabbino viene in Italia e dice: mi piacerebbe incontrare qualcuno con quale potrei confrontare su ciò in cui io credo. E il rabbino è quello che è alla mia destra, evidentemente, lo riconoscete dalla kippah. È particolarmente una persona speciale, non solo perché è stato mio studente, quindi è una volta in cui, se non sono così vecchio, lui che è molto, molto veloce a studiare, adesso insegna negli Stati Uniti diritto ebraico e diritto religioso. È un rabbino da prima di avere i pantaloni lunghi ed è un membro della famiglia di Levi, quindi la sua genealogia è tracciabile fino ad Aaron. Ed è, come scoprirete tra poco, un rabbino ortodosso. E aveva chiesto di avere la possibilità di incontrare qualcuno con quale confrontarsi su ciò che gli sta veramente a cuore. E noi abbiamo cercato qualcuno di valido. Non l'abbiamo trovato, quindi abbiamo chiesto al professor Mario Bucca, che è un carissimo amico e professore di esegesi dell'Antico Testamento. I titoli che vedete accanto non sono sul codice fiscale, ma piuttosto l'indicazione del fatto che tra le altre cose, tempo perso in un frate cappuccino che vi diceva prima, ha iniziato un'esperienza di scuola biblica popolare in un quartiere molto altolocato di Roma, che è 100 celle, e con un risultato di sale piene. Quindi, per così dire, il rapporto ha anticipato l'occasione di stasera. L'occasione era un'occasione per farvi incontrare, e ci siamo, l'associazione Rosmini si è prodigata perché questo avvenisse. Perché era un'occasione per tutti. E quindi questa è un'offerta innanzitutto a loro, la possibilità di incontrarsi tramite Tania, che ci dà una mano a tradurre il tutto stasera. E avrei una considerazione molto basilare prima di introdurci a quella, molto brevemente, a quella che sarà una conversazione. Quindi sono delle domande e delle risposte, e sono stato circolato. Siccome le ho viste le risposte, oltre a preparare insieme ai miei amici le domande, la mia osservazione, la mia raccomandazione è: non spaventate, perché le domande sono molto umane, ma il modo con il quale Mark Wolfeder risponde alle domande proviene profondamente dalla sua tradizione. Otterrete delle risposte che non attendete. In questo senso chiediamo un aiuto particolare al professor Mario Bucca per la sua capacità di introdurci a quella che era la matrice del cristianesimo, cioè la culla dell'ebraismo. Inizio subito introducendoci al cuore della discussione. Quando abbiamo steso le domande non erano ancora successi i fatti di Parigi, e ne parlavamo durante la cena. Oltre a Chagrindo, qualcun altro è entrato in un supermarket kosher e ha ammazzato delle persone, semplicemente perché erano in un supermarket kosher. E come sapete c'è un movimento tra gli ebrei europei che tende a tornare in Israele, ad andare in Israele. C'è la sensazione, ce lo confermava, di insicurezza tra gli ebrei europei. E quindi la domanda che ci siamo sentiti di fare, ma che è diventata addirittura più urgente dopo, è dato un giudizio sull'Europa, su cui evidentemente ci siamo spesi e ci continuiamo a interrogare. Ma cosa vuol dire per loro camminare nella storia? Che cosa li sostiene, li ha sostenuti come popolo? È una storia di persecuzione, è una storia naturalmente di tentazione, di tentativo di assimilarsi alla cultura secolare. Perché lui è qui dopo millenni portando insieme il fardello e la speranza del suo popolo? Cosa ottiene qui? Quindi la prima domanda che vogliamo rivolgere a Mark è quella
illuminarci su cosa che ha consentito agli ebrei di camminare nella storia. Su questo poi inizieremo un dialogo che coinvolgerà naturalmente Padre Marco. Quindi grazie Marco di essere qui. Benvenuti a tutti e grazie di essere qui. Benvenuti a tutti e grazie di essere qui. There is an old Jewish concept, famously formulated, for example, by the great commentator Nachmanides, which says that Ma'asa avot siman habanim, the actions of our forefathers, are meant to shed light on our own lives and our own experiences. And so, in order to answer your question, I want to turn back in history for a little bit to the story of our forefather Jacob and his famous dream, in which he sees a ladder full of angels ascending to and descending from heaven. C'è un antico concetto ebraico che è stato notoriamente espresso dal antico e famoso commentatore Naamanide, che recita letteralmente: le azioni dei nostri padri sono destinate a far luce sul nostro vissuto e sulle nostre esperienze. E quindi, per rispondere alla domanda che ha fatto il professor Pin, vorrei tornare un po' indietro nella storia e rifarmi alla vita del nostro antenato, che è Giacobbe, e al suo famoso sogno in cui vede una scala di angeli che salgono e discendono dal cielo. Jacob's ladder is one of the most iconic images in Jewish history. The rabbis have given us multiple meanings full of deeply symbolic significance. Philosophers from Philo to Kugel, artists, Kabbalists, and songwriters have all turned to Jacob's ladder for inspiration and claimed it for their own. La scala di Giacobbe è una delle immagini più rappresentative della storia ebraica. E i rabbini hanno fornito varie letture piene di profondo significato simbolico. E anche filosofi, da Filone di Alessandria a Kugel, artisti, cabalisti e cantautori, sono tutti ricorsi alla scala di Giacobbe per trovare ispirazione. E ne hanno poi rivisitato il senso. One of the most common themes expressed, for instance, by the Ora Chaim HaKadosh is to see the ladder as a ladder of opportunity, as a lesson in how we are supposed to develop in our own lives. We should have a solid foundation rooted in the ground, and then we're supposed to elevate ourselves step by step, rung by rung, until we reach the sky. Una delle spiegazioni più comuni, espresse ad esempio da Chaim HaKadosh, è vedere la scala come una scala verso un'opportunità e un insegnamento sul modo in cui siamo chiamati a crescere nella nostra vita, e dovremmo avere fondamenta solide, ancorate fortemente a terra, per poi innalzarci passo dopo passo, piolo dopo piolo, fino a raggiungere il cielo. I always like that interpretation because it's simple and it's so full of hope and trust in the human ability to rise above challenges and to find the pathway to perfection. E gli è sempre piaciuta questa interpretazione perché è veramente semplice ma ricca di speranza e fiducia nella capacità umana di vincere le sfide e trovare la via della perfezione. But there is a medrash, an old Jewish teaching, that sees Jacob's ladder in quite a different light. Jacob is watching the angels going up and coming down. The rabbis tell us they represent the various nations throughout history that will rise to prominence and then fade into the background. And then the Medrash writes that God said to Jacob, "Jacob, why aren't you climbing the ladder as well?" At that moment, Jacob became afraid, and he asked, "If I climb, God, will I fall like them?" And God responds, "Do not fear, Jacob. If you go up, you will not fall down." And God waits for him, but Jacob doesn't climb. So God says, "Jacob, if you had only climbed the ladder, Jacob, you would have never fallen down. But now, since you didn't believe, your children are destined to be subjugated by these other various kingdoms." Tuttavia, oltre all'interpretazione di prima, esiste un Medrash, che è un antico insegnamento ebraico, che vede la scala di Giacobbe in un modo piuttosto differente.
notte. Giacobbe sta guardando gli angeli salire e scendere dal cielo e i rabbini insegnano che gli angeli rappresentano le varie nazioni che nel corso della storia raggiungeranno lo splendore e poi cadranno in rovina. Poi in seguito il Medrash recita che Dio si rivolge a Giacobbe e chiede: Giacobbe, perché non sali la scala? In quel momento Giacobbe ha paura e domanda: se provo a salire io, cadrò come loro? E Dio risponde: non temere, Giacobbe, tu sali e non cadrai. Dio attende, ma Giacobbe non sale la scala. E allora Dio chiede a Giacobbe, dice a Giacobbe: se tu avessi salito quella scala, non saresti mai caduto. Ma poiché non mi hai creduto, i tuoi figli sono destinati ad essere soggiogati a questi e ad altri numerosi regni. This Medrash, this teaching, sees Jacob's ladder not as a ladder of opportunity, but as a ladder of lost opportunity, as a reflection of what could have been. The rabbis in Talmud tell us that Jacob is a reflection of Adam. Adam, of course, is famous for his own fall from grace, for paradise lost. And now Jacob says, God, I can't climb the ladder because I'm afraid that I will fall. Now, what exactly are we supposed to take away from this story? Questo Medrash, questo insegnamento, vede la scala non come una scala di opportunità, ma come una opportunità mancata, cioè il riflesso di quello che sarebbe potuto accadere. I rabbini nel Talmud insegnano che Giacobbe è una reminiscenza di Adamo. Adamo, ovviamente, è famoso per la sua stessa caduta dallo stato di grazia e per il paradiso perduto. E Giacobbe dice a Dio: Dio, non posso salire la scala perché temo di cadere. E cosa esattamente dovremmo ricavare da questa storia? I think the answer actually comes from our first approach, the Or HaChaim's approach, which saw the latter as a lesson on how we are supposed to develop ourselves as people. Yes, we should always make sure that we're grounded, and yes, we should always make sure that we climb step by step, that we don't bite off more than we can chew, that we take things slowly and methodically. But there's another important lesson to remember, says the Medrash. There's another aspect to this story that we have to keep in mind. Ritengo che la risposta provenga dal primo approccio, da quello di O. Achaim, che interpretò la scala come un insegnamento di come siamo chiamati a crescere in quanto persone. E sì, dovremmo sempre assicurarci di stare con i piedi per terra. E sì, dovremmo sempre assicurarci di salire un gradino dopo l'altro, in modo da non fare il passo più lungo della gamba, ed affrontare le cose con calma e metodo. Ma c'è un altro importante insegnamento da ricordare, dice il Medrash, c'è un altro aspetto della storia da tenere a mente. Oftentimes in life we're presented with new challenges, new opportunities to rise to the occasion and to climb to new heights. What Jacob teaches us is that no matter how difficult it may seem, we should never be afraid to climb, even if it means the risk of falling. Molte volte nella vita siamo provocati da nuove sfide e da nuove opportunità di metterci in gioco e raggiungere nuove vette. Quello che Giacobbe ci sta insegnando è che per quanto possa sembrare difficile, non dovremmo mai temere di salire, anche se questo comporta il rischio di cadere. Nelson Mandela is famous for having said that the greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. In reality, though, Mandela was merely paraphrasing a verse from Proverbs 24:16. The righteous man falls down 7 times and arises. Nelson Mandela è famoso per aver detto: non giudicatemi per i miei successi, ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi. In verità, tuttavia, Nelson Mandela ha parafrasato una frase tratta da Proverbi 24:16: se il giusto cade 7 volte, egli si rialza. Rabbi Yitzchak Huttner, in his work The Pacha Yitzchak, writes that people often misunderstand this verse. It doesn't mean that a righteous man falls 7 times and gets back up. It means that in order to become a righteous man, one has to fall 7 times. One has to face failure over and over and overcome it. Because a righteous man falls 7 times, he will rise. Rabbi Yitzchak Huttner, nella sua opera,
scrive che le persone spesso fraintendono questo versetto. Non significa che il giusto cade 7 volte e si rimette in piedi. Significa che per diventare giusto l'uomo deve cadere 7 volte. L'uomo deve affrontare il fallimento molte volte superandolo. Ed è proprio perché l'uomo giusto è caduto 7 volte che si rialzerà. How does this work? Hasidut, Jewish mysticism, teaches us the idea of Nefila Letzorech Aliyah, a fall that ultimately empowers man to rise to even greater heights. The verse in Genesis 1:31, and God saw everything that he had made, and behold, it was very good. The Midrash comments that the word tov, good, refers to the Yetzer HaTov, man's good inclination. But the extra tov me'od, the very good, refers to the Yetzer Hara, the evil inclination. Now, why is it that the rabbis consider the Yetzer Hara, the evil inclination, to be even more important and greater than the good inclination in terms of developing a person's character? And the answer is because it is in the struggle that we define ourselves. It's in the fire that we purify and forge ourselves. It's in the moment of crisis that we reflect and we rebuild. Come funziona? La filosofia chassidica ci ha trasmesso quest'idea. Una caduta, in fin dei conti, consente all'uomo di raggiungere vette addirittura più alte. Il Midrash, in relazione al versetto Genesi 1:31, che recita: allora Dio vede tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Ritiene che la parola Tov, buono, si riferisca a Yetzer HaTov, l'indole buona dell'uomo, ma il rafforzativo Tov Me'od, molto buono, si riferisca a Yetzer Hara, l'inclinazione malvagia. A questo punto, qual è il motivo per cui il rabbino sta considerando Yetzer Hara, cioè l'indole malvagia, addirittura più grande di Yetzer Tov, che è l'indole buona, ai fini di formare l'identità di una persona? La risposta è che è nel conflitto che determiniamo noi stessi. È nel fuoco che ci purifichiamo e forgiamo noi stessi. È nei momenti di crisi che comprendiamo e ci rinnoviamo. In Hebrew, there are 42 letters in God's ineffable name. When the Torah describes the travels of the Jews in the desert, the Torah lists 42 masaot, or journeys. And commentators have often wondered why all these journeys needed to be listed. They've all been recorded elsewhere, and if you look at them from a literary perspective, it's not really the most compelling reading. In ebraico, 42 lettere compongono il nome ineffabile di Dio. E quando la Torah descrive i viaggi degli ebrei nel deserto, la Torah stessa elenca 42 masaot, cioè tragitti. Gli interpreti si sono spesso chiesti quale fosse il bisogno di elencare tutti questi tragitti. Sono stati tutti annotati altrove e presi da una prospettiva meramente letteraria, non sono certo una lettura molto avvincente. The verse that starts the list might give us a clue about its meaning. Elamase bnei Israel, these are the journeys of the children of Israel, asher yatzu me'eretz Mitzrayim, by which they went out of the land of Egypt. And then the Torah lists 42 different travels, which at first glance doesn't seem to make sense. Only the first journey was out of the land of Egypt. They went from Ramses to Sukkot. The second travel wasn't out of Egypt, it was out of Sukkot. Il versetto che inizia con l'elenco potrebbe fornirci un indizio sul suo significato. Il versetto recita: questi sono i tragitti dei figli di Israele attraverso cui uscirono dalla terra d'Egitto. Poi però la Torah elenca i 42 tragitti, cosa che di primo acchito non ha molto senso. Infatti solo il primo viaggio condusse fuori dall'Egitto e si recarono da Ramses a Sukkot. Il secondo viaggio non li condusse fuori dall'Egitto, perché il secondo viaggio li condusse fuori da Sukkot. What does the verse mean then when it says that they traveled 42 times coming out of Mitzrayim? The Hebrew word for Egypt is Mitzrayim, but the word Mitzar in Hebrew literally means a constricted or a limited place. It comes from the word sar, meaning narrow. So
So perhaps the verse is not talking about the land of Mitzrayim, the land of Egypt at all, but the concept of Mitzrayim, limitations. These are the journeys that the Jewish people took to break free from all of their constrictions, to overcome their limitations. Cosa significa allora il versetto quando racconta che viaggiarono 42 volte uscendo dalla terra d'Egitto? La parola Mitzar in ebraico significa luogo angusto e circoscritto, mentre la parola Mitzrayim significa terra d'Egitto. Mitzar, luogo angusto e circoscritto, viene dalla parola Tzar che significa ristretto. Quindi forse il versetto non sta parlando propriamente della terra di Mitzrayim, che è la terra d'Egitto, ma del concetto di Mitzrayim, che sono le limitazioni. Questi sono i viaggi che il popolo ebraico intraprese per liberarsi da tutte le loro costrizioni e per superare le loro limitazioni. And so what is the secret message that the verse is trying to describe? Why doesn't the verse tell us exactly how they did it, how they rose from those depths to the heights? What is that secret ingredient in overcoming limitations? All we have is a list of places. Qual è il messaggio segreto che il versetto sta cercando di trasmetterci? Dopotutto abbiamo soltanto ed esclusivamente una lista di luoghi. But then if you take one more step back, you realize that the answer is there. They kept on traveling. It took 42 stages for the Jews to get from Egypt to the land of Israel. It took 42 steps to climb that ladder, and it took them 40 years to do it. But the Jewish people kept on traveling, and that list is a testament to their enduring spirit. Se poi fai un passo indietro, realizzi che la risposta a questa domanda è proprio lì. Gli ebrei continuarono a viaggiare. Ci vollero 42 fasi per gli ebrei per raggiungere dall'Egitto la terra di Israele. Ci vollero 42 gradini per salire quella scala e ci vollero 40 anni per farlo. Ma il popolo ebraico continuò a viaggiare. Quella lista è un testamento alla loro ininterrotta costanza. Depending on who you are and on what you need, the Torah has a reaction for each different situation. To the person who thinks that they have fallen, the reaction to that person is don't despair, because God never intended that a person go from Egypt to Israel in one move. The Torah told us from the very beginning that it's going to take 42 small journeys. In base a chi siete, in base a come siete e a come vi relazionate, la Torah ha una risposta per ogni situazione. A chi pensa che abbiano fallito, la risposta a quella persona è non disperare, perché Dio non ha mai preteso che un uomo si recasse dall'Egitto ad Israele con un singolo spostamento. La Torah ci dice sin dall'inizio che ci vollero 42 piccoli tragitti. The Torah recounts 42 journeys. It doesn't describe 42 arrivals, 42 outcomes. The journey itself is important. It took them 42 steps to climb that ladder, and it took them 40 years to do it, but they kept on climbing. Small steps over a long time lead to greatness, nationally and individually as well. La Torah racconta 42 viaggi, non descrive 42 traguardi, 42 risultati. Il viaggio di per sé stesso è importante. Ci vollero 42 gradini per salire quella scala e ci impiegarono 40 anni per farlo. Ma continuarono a salire. Piccoli passi, ma costanti per un lungo tempo, hanno condotto alla grandezza, come nazione e come individui allo stesso modo. No matter how hard you try to succeed, it's inevitable that you're going to fail at some point in your life. The test of greatness is how that failure is handled. Some people make excuses, others try to shift the blame. The true greatness and leadership comes with owning and embracing failure and not being afraid to try and to try again. The stairway to heaven may be a spiral staircase, and it may not be very steep. It may take years to reach the next landing.
But the important thing is to keep moving forward. The important thing is never be afraid to keep on climbing. If there are any setbacks, to realize that falling is not failure. Non importa quanto arduo sia sperimentare la buona riuscita, è inevitabile che voi starete per cadere ad un certo punto delle vostre vite. E la prova della grandezza è come quel fallimento sia governato. Alcune persone avanzano scuse, altre cercano di scaricare la responsabilità. Vera grandezza e comando giungono con il padroneggiare e accettare il fallimento, non essendo impauriti di provare e riprovare. La scalinata verso il cielo potrebbe essere una scala a chiocciola e non essere poi così ripida. Ci potrebbero volere anni per raggiungere il prossimo approdo, ma la cosa importante è continuare ad avanzare. La cosa importante è non temere mai di continuare a salire. E se ci sarà qualche battuta d'arresto, realizzare che quella caduta non è un fallimento. It took Thomas Edison years to finally get the light bulb just right when he invented it. But he took every setback as guidance. He saw every fall as a chance to climb higher. I never failed, he wrote. I just found 10,000 ways that don't work. And as it turns out, 10,000 what turned out to be the invention that would literally light up the world. And so as the Jewish people strive to be a light onto the nations, we have to remember that Rosh HaMagid HaShemayim, that the light at the end of the ladders is heaven, and that it's definitely worth the climb. Our hope, then, is to always keep on climbing. Ci vollero anni per Thomas Edison per ottenere finalmente la giusta luce della lampadina, ma prese ogni intoppo come guida e concepì ogni caduta come occasione di scalare più in alto. Non ho mai fallito, disse. Ho semplicemente trovato 10.000 modi che non funzionavano. Come si è dimostrato, il tentativo numero 10.001 è diventato quello che ha letteralmente illuminato il mondo. E poiché l'impegno ebraico è di essere luce tra le nazioni, dobbiamo ricordare che la luce si trova alla fine delle nostre scale e sicuramente vale la pena scalare. La nostra speranza, quindi, è continuare sempre a scalare. Grazie Marco. Una lezione sulla filologia ebraica. Sembra un esercizio improprio e Tani sta facendo evidentemente miracoli perché l'ebraico è uno scioglilingua questo anno. Faccio solo un'osservazione e poi passo subito la parola a Mario. Avrete notato da un lato la differenza con la quale articola gli esempi di questo materiale che usa, contemporaneamente la personalità del messaggio, è vero che per tutto l'intervento si è rivolto a voi. Non ha parlato al suo popolo, ma ha parlato a ciascuno di noi. Questo mi sembrava una prima testimonianza del fatto che dell'esterno rapporto che ha, nello stesso modo con il quale esprime il messaggio della sua storia. Ora giriamo la questione al professor Cucca, chiedendogli semplicemente qual è la novità che il cristianesimo ha portato rispetto a tutto questo. Grazie. Che l'avverbio semplicemente non è esattamente pertinente alla portata della domanda, ma io insisto su un fatto, innanzitutto perdonatemi, una brevissima notazione di metodo. Come diceva Andrea prima, come avrete modo di vedere, come già avete intuito, il tono, la modalità di risposta di Mark e la mia modalità di risposta saranno totalmente differenti. Perché veniamo da esperienze differenti. Ora, a me pare che a volte noi occidentali ci siamo un po' arbitrariamente considerati in modo totalmente univoco figli della tradizione greca. La tradizione greca funziona per idee chiare e distinte. Ogni cosa al suo posto, un posto per ogni cosa. Per cui il principio di non contraddizione, per cui A è A e non può essere B, inconsciamente, inconsapevolmente quasi ci guida. Per cui una modalità espositiva, come quella tipica dell'ebraismo che abbiamo percepito da Marca,
può farci fatica. Ecco, io vi inviterei, mi permetto di invitarvi a non fare un paragone, ma a tentare di trovare nella difformità del modo attraverso cui noi rispondiamo, risponderemo, cerchiamo di dire qualcosa, un'armonia. L'armonia può essere difforme, l'armonia deve essere difforme addirittura. Vado invece più sulla questione della domanda e lo faccio mettendo insieme, tentando di mettere insieme l'autorità, la normatività della scrittura e la mia esperienza personale. Paolo di Tarso, nella lettera ai Romani, che è una lettera complessissima, complicatissima, sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista del pensiero, a un certo punto, parlando del rapporto tra chi ha approdato in un modo o in un altro all'esperienza cristiana e l'esperienza ebraica da cui lui proviene, dalla quale non si è mai distaccato, dice così, siamo nel capitolo 11 della lettera ai Romani: se le primizie sono sante, sta parlando di Israele, lo sarà anche l'impasto; se santa è la radice, lo saranno anche i rami. E tu, sta rivolgendosi a chi ha approdato l'esperienza cristiana, e tu che sei olivo selvatico, sei stato innestato fra loro, diventando ora partecipe della radice e della linfa dell'olivo, ricordati che non sei tu che porti la radice, cioè tu cristiano che porti il popolo di Israele, ma è la radice che porta te. Cioè Paolo è cosciente del fatto che l'esperienza cristiana deriva totalmente dall'esperienza ebraica, totalmente. Questa cosa nei secoli poi si è persa. Dopo la grande tragedia della Shoah e soprattutto poi durante il Concilio Vaticano II, in ambito cristiano si è tornati a un recupero positivo delle radici ebraiche del cristianesimo. Guardate che questa non è una questione teorica, non è una questione accademica, andare a recuperare le radici ebraiche del cristianesimo. Vuol dire che bisogna misurarsi nell'esperienza della propria fede cristiana, bisogna misurarsi con l'appartenenza di Gesù di Nazareth al popolo di Israele. C'è un importante documento della metà degli anni Ottanta di un organismo vaticano che si occupa del dialogo con gli ebrei, che dice questa cosa, che guardate di una portata straordinaria. Dice letteralmente: Gesù è stato ebreo, è ebreo e lo sarà per sempre. Per sempre vuol dire che Gesù risorto continua ad essere ebreo. Questa cosa è di una portata straordinaria e noi non siamo riusciti ancora a considerarla con tutto il peso esistenziale che questo ha per la nostra esperienza di vita. Che Gesù sia totalmente inserito nell'esperienza del suo popolo, che Gesù sia totalmente inserito in quello che è il giudaismo del primo secolo, sarebbe meglio dire giudaismi in realtà, perché non è un qualcosa di monolitico, non è semplicemente una questione riscontrabile dai Vangeli, ma è una questione, perché nei Vangeli è evidente che Gesù osserva lo Shabbat, professa attraverso la recita quotidiana dello Shema Israel la fede nell'unico Dio, frequenta il Tempio se non come luogo di sacrifici, perlomeno come luogo di insegnamento, viene circonciso. Quindi è totalmente inserito nella dinamica del suo popolo. Ma questo ha una portata tale per cui tutto ciò che noi percepiamo come la novità del cristianesimo, come la novità dell'intervento di Dio nella storia attraverso di lui, deve essere
considerato a partire dall'orizzonte dell'appartenenza e della fede ebraica di Gesù. Se no, questa novità di cui noi tanto parliamo non si capisce. E se una cosa non si capisce, non può diventare esperienza di vita. E la stessa identica cosa vale per le prime comunità cristiane. Le prime chiese non fanno altro che inserirsi all'interno del quadro del giudaismo galileo, soprattutto del primo secolo. C'è uno studioso ebreo-americano, Alan Segal, che parla del cristianesimo e del giudaismo rabbinico, cioè quello che sorge dopo la distruzione del Tempio nel 70 d.C. Il cristianesimo e il giudaismo rabbinico, lui li paragona ai due figli gemelli di Rebecca, che sono Giacobbe ed Esaù. Due figli della stessa madre, e quindi vivono della stessa carne, e che però fin dall'utero litigano. Ma litigano non smettendo di essere appartenenti allo stesso utero, dell'essere stati impastati della stessa carne e dello stesso sangue. E non cessano mai di appartenersi reciprocamente. Ora, secondo passaggio, questo deve essere chiarissimo. Il passaggio seguente è questo: che Gesù, che i discepoli di Gesù siano totalmente, radicalmente, cordialmente inseriti nell'esperienza del giudaismo a loro contemporaneo, questo non vuol dire che la figura di Gesù risulti totalmente immersa, talmente meglio immersa nel giudaismo del suo tempo, tanto da sbiadirsi in essa in qualche modo. Anzi, nel quadro dell'esperienza di Israele, Gesù spicca per diversi tratti di originalità, partendo dai più superficiali, se volete. Un primissimo tratto di originalità di Gesù sta nel suo rapporto con la Torah. Torah è un termine che di solito nelle lingue moderne viene tradotto con legge, la legge. In realtà è una traduzione un po' riduttiva, perché continuiamo a giocare un po' con l'ebraico, visto che Andrea ha detto che si può fare. E la radice verbale sottostante il termine Torah ha a che fare con una polivalenza di significati. Per esempio, può indicare lo scoccare di una freccia che va a bersaglio, può indicare la pioggia che irriga la terra, la nuova vita che nasce dentro un utero nuovo, vergine, nel senso la prima vita che germoglia dentro un'altra vita. Quindi capite che ha in sé una portanza che la semplice riduzione a legge mortifica in qualche maniera. Ora, con la Torah Gesù ha un rapporto di straordinaria libertà. Di straordinaria libertà perché si trova spesso in conflitto con i gruppi degli scribi, dei farisei, dei sadducei, perché trasgredisce con una libertà somma i comandi che concernono lo Shabbat, l'osservanza del sabato, perché frequenta gente impura, mendicanti, prostitute, pubblicani, lebbrosi, donne mestruate, non ha nessun problema da questo punto di vista. Però attenzione, pensare che l'umanità portata da Gesù sia semplicemente a questo livello sarebbe estremamente riduttivo, perché in fondo la sua non sarebbe che un'altra posizione tra le diverse posizioni del giudaismo del primo secolo. La vera novità è che Gesù fa coincidere la predicazione, l'annuncio di una categoria totalmente ebraica. Noi la traduciamo regno di Dio, il regno di Dio è giunto in mezzo a voi, ma questa cosa, regno di Dio, è totalmente ebraica, è il Malkut Elohim. Gesù la fa coincidere non con una, come dire, con una condizione che arriverà e che si instaurerà a livello politico, a livello sociale, non solamente. Gesù fa coincidere il Malkut Elohim e il regno di Dio con se stesso. Questa è la novità. Per cui chi lo ha incontrato
si è impattato con questa cosa, con uno stravolgimento radicale di un'esperienza religiosa a cui si è coscienti di appartenere, si continua a appartenere, ma che viene vissuta in modo totalmente altro. Quanto tempo ho? Se vuoi fermarci ti fermo. Mi fermo. No, no, mi fermo. Grazie per la comprensione del professor Cucca. Stiamo tagliando alla grande perché la misurazione del tempo era calibrata sul fatto che lui parla veloce, gli americani parlano veloci, quelli di New York parlano più veloci e lui parla più veloce di quelli di New York. Quindi al momento della traduzione abbiamo praticamente avuto una crescita esponenziale delle risposte, ha tagliato mostruosamente, quindi abbiamo ridotto le risposte da 3 a 2 e torniamo alla, da Mark, ti ringrazio molto comunque perché è stato da un lato la continuità, dall'altro la coincidenza del desiderio con la proposta che qui sostanzialmente, questa novità. La seconda domanda, che a questo punto diventa l'ultima, poi vediamo se c'è spazio per un breve dibattito, e avevo chiesto a Mark, visto che era interessato a incontrare un cristiano, qual è la differenza che vede lui tra i cristiani e gli ebrei? Cioè, qual è la sua percezione della differenza ebraica? E un po', se vogliamo, la risposta a quello che ci ha appena detto Padre Mario. Prego. Most people, when they're asked this question, would describe the difference between a religion based on law and a religion based on love. Molte persone, quando gli viene chiesta questa domanda, descriverebbero la differenza tra una religione basata sulla legge e una religione basata sull'amore. I think the difference is actually not that great, though, because Judaism sees itself as a religion based on law, but in many ways as a legal system based on love. Penso che la differenza non sia poi così grande comunque, perché l'ebraismo percepisce se stesso una religione basata sul diritto, ma in molti modi in quanto un sistema giuridico basato anche sull'amore. The question we have to consider then is what would it look like for law to be based upon the concept of love? And I will attempt to demonstrate, when you move from an ethical ideal to a systemic translation, when you try to ground a principle like love in practical day-to-day legislation, it naturally has to become bound by practicality and immediacy. And law, based on love, begins to look a lot like good old-fashioned democracy in many ways. La domanda che dobbiamo considerare allora è che sarebbe di una legge che si basa sull'amore. E come cercherò di dimostrarvi, quando ci si muove da un ideale etico verso una trasposizione sistematica, quando si cerca di innestare un principio come l'amore in norme pratiche di tutti i giorni, questo deve naturalmente farsi vincolante attraverso la facilità d'uso e l'immediatezza. E il diritto basato sull'amore inizia così ad apparire in molti modi come una vecchia e buona democrazia di vecchio stampo. But being that love and law often come back to a religious perspective, let's start there. The difference between love as a general principle as compared to a legal system based on love is very similar to the difference between how Jews and Christians read the Bible. La differenza tra amore come principio generale e un sistema giuridico basato sull'amore è molto simile alla differenza tra come ebrei e cristiani leggono la Bibbia. Traditional Judaism sees the commandments in the Bible as legal imperatives, fully operational and even actionable. Christians tend to read the commandments in the Bible as ethical, moral, or spiritual directives, not necessarily law in the way we normally use the word. Tradizionalmente l'ebraismo concepisce i comandamenti della Bibbia come norme imperative, interamente applicabili e anche tutelabili giuridicamente.
I cristiani, invece, tendono a leggere i comandamenti della Bibbia come una morale etica, direttive spirituali, e non necessariamente come diritto, nel suo significato ordinariamente utilizzato. And to give you an example of what I mean, I'll quote here from a question and a thought experiment that a friend of mine, Chaim Saman, once asked in an article. What's the first commandment in the Bible? Does anybody know? Per darti un esempio di cosa intendo, ti riporto una domanda e un esperimento mentale che il mio amico una volta svolse in un articolo. C'è qualcuno che sa qual è il primo comandamento della Bibbia? È una domanda vera. Sì, non l'ho capito. Okay. Sì, ma cioè, non mettono i voti stasera, quindi... Io sono una signora di YouTube. That's the Ten Commandments. Sono i dieci comandamenti, quindi non è il primo. The first commandment in the Bible: be fruitful and multiply. Siate fruttiferi e moltiplicatevi. Siate fecondi e moltiplicatevi. But what exactly does that mean? È nella Genesi. Sì, sì. Ok, così magari c'è qualcuno che si è perso. Prego. Cosa esattamente significa? Many Christians see this as an ethical imperative. It's a commandment for man to go forth and to conquer the world and to have children. But how do you know when you've done enough? How do you know when you've fulfilled that mandate? It doesn't really matter as much if it's an ethical principle. You fulfill the idea and you move on. Molti cristiani interpretano questo comandamento come un imperativo morale. È un comando per l'uomo per andare avanti, conquistare il mondo, avere figli. Ma come puoi sapere che quello che hai fatto è sufficiente? Come fai a sapere quando hai compiuto quel mandato? Non importa davvero se è un principio. Tu porti a compimento il concetto e passi oltre. But if you think of it as a law, these are questions that you need to have answered, and that's where Jewish law begins. You see, Jewish people have been reading the Bible as a law book since time immemorial. Jewish law sees the commandment to be fruitful and multiply, and it says, okay, children, that's plural, must be two children, and so on, 10 pages of discussion in the Talmud on how to translate an ethical principle into a legal requirement. Ma se lo concepisci come una legge e non come un imperativo morale, queste domande necessitano una risposta. Ed è qui che il diritto ebraico ha origine. Vedete, il popolo ebraico ha continuato a leggere la Bibbia come un libro giuridico da tempi immemorabili. E il diritto ebraico legge: siate fecondi e moltiplicatevi. Quindi è plurale, dice ok, figli, ma due figli o anche di più, e così via. E quindi trovate poi 10 pagine nel Talmud su come tradurre un principio etico in un requisito giuridico. And that's why Judaism and the state of Israel are an excellent place to start when you want to see what it means to translate an ethic like love into a legal system. We've been doing this forever. When the Bible commands us to love thy neighbor like thyself, that's not just a nice idea. It comes with a whole history of jurisprudence. Ed è il motivo per cui l'ebraismo e lo Stato di Israele sono un luogo perfetto da cui partire se volete vedere cosa significhi trasporre l'etica dell'amore in un sistema giuridico. Abbiamo continuato a fare questo da sempre. E quando la Bibbia dispone, ama il prossimo tuo come te stesso, non è solamente un'idea piacevole, ma giunge insieme ad una completa esperienza giuridica. And so when we ask what it would look like if law was based on love, and if it was subject to judicial review by love standards, that's essentially treating the problem as a Jewish law problem. Quando ci chiediamo cosa sarebbe della vita se il diritto fosse fondato sull'amore e se la corrispondenza con questo fondamento fosse verificabile, così significa essenzialmente approcciare il problema nell'ottica del diritto ebraico. If we're going to see love as a legal imperative, then we have to ask really hard questions like
How much love is one required to show? What's an actionable violation of a love law? Define love in practice. Does it mean equality, justice, mercy? How much mercy, etc., etc.? Se cominciamo a vedere l'amore come una norma imperativa, allora ci siamo davvero fatti una domanda molto ardua, come quanto amore un uomo giusto è chiesto di dimostrare e quale violazione di una legge dell'amore è punibile. Definisci amore concretamente, significa uguaglianza, giustizia, benevolenza, ma quanta benevolenza? E così via. And again, I want to come back to the point that when you try and translate an ethical directive into a legal imperative, when you make love into law, what you end up with is essentially democracy. And if you're curious as to how exactly that works, we'll take a very quick look at the Israeli legal system. E di nuovo vorrei tornare al punto che nel tentativo di trasporre insegnamenti etici in norme imperative e nel tentativo di fare dell'amore il diritto, quello con cui alla fine ti ritrovi è essenzialmente una democrazia. Ed ora andiamo a vedere brevemente il sistema israeliano, il sistema giuridico israeliano. Now, of course, we do have to distinguish between Jewish law and Israeli law because Israeli law is not Jewish law. And yet, in 1948, the Israeli Declaration of Independence affirmed that the state and its laws would be based on freedom, justice, and peace, as envisaged by the prophets of Israel. Ora naturalmente dobbiamo distinguere tra il diritto ebraico e il diritto israeliano, in quanto il diritto israeliano non è il diritto ebraico. E difatti nel 1948 la dichiarazione di indipendenza dello Stato di Israele dichiara che lo Stato e le sue leggi sarebbero fondate su libertà, giustizia e pace, così come rivelato dai profeti di Israele. Now it's clear even from this statement that the laws of the land are not to be Jewish law exactly with all of its technicalities, but that they should be based on the Jewish legal spirit. So that's a good place to get a start. Ora è chiaro che questa disposizione, che le leggi del diritto dello Stato non devono essere esattamente diritto ebraico, con tutti i suoi tecnicismi, ma dovrebbero ispirarsi alla natura del diritto ebraico. E pertanto questo è un buon punto di partenza. So if you had to strip away all of the technicalities to get to the spirit of Jewish law, what would it look like? What's the defining foundational principle of Jewish law that all of Israeli law is supposed to be based on? And thankfully, the answer is actually quite easy. Quindi, precisi i tecnicismi per giungere all'essenza del diritto ebraico. A cosa somiglierebbe? Qual è il principio informatore del diritto ebraico su cui tutto il diritto israeliano dovrebbe basarsi? E per fortuna la risposta è molto semplice. When asked to formulate the main principle behind all of Jewish law, the great sage Rabbi Akiva famously said, "It is to love your neighbor as you love yourself." That is the overarching principle in the Torah. Quando sollecitato a denunciare il principio cardine dietro tutto il diritto giudaico, il rabbino Akiva notoriamente rispose che risiede in ama il prossimo tuo come te stesso, ed è questo il principio ispiratore di tutta la Torah. Unless you think that I'm overreaching, that this is not what the declaration meant to do, that Israeli law is not based on the law of love, no less than David Ben-Gurion himself, the first Prime Minister of Israel, confirmed that this is so. E perché voi non crediate che mi stia spingendo troppo oltre, che questo non è esattamente quello che la dichiarazione intendeva dire, e che il diritto israeliano non sia basato sull'amore? Beh, niente di meno che David Ben-Gurion stesso, primo capo di governo di Israele, ha confermato che è così. In Rebirth and Destiny of Israel, a collection of his essays and addresses, he writes, "By these will the state be judged, by the moral character it imparts to its citizens, by the human values determining its inner and outer relations, and by its fidelity in thought and in action to the supreme behest, thou shalt love thy neighbor as thyself." Here is crystallized the eternal law of Judaism, and all the written ethics in the world can say no more. The state will be worthy of its name only if its systems
social and economic, political and legal, are based upon these imperishable words. They are more than a formal precept which can be construed as passive or negative, not to deprive, not to rob, not to oppress, not to hurt. Il Rinascita e Destino di Israele, una collezione di saggi e discorsi, David Ben Gurion scrive: in base a ciò, Israele sarà giudicato, in base all'indole morale che impartisce ai suoi cittadini, ai valori umani che determinano le sue relazioni interne ed esterne, e alla sua fedeltà, in pensieri e azioni, a ciò che sta sopra di noi. Ama il prossimo tuo come te stesso. Qui è cristallizzata la legge interna dell'uomo e tutta la filosofia morale scritta del mondo non è in grado di aggiungere altro. Lo Stato sarà degno del suo nome solo se i suoi sistemi, sociale ed economico, politico e giuridico, sono basati su queste parole e imperiture. Queste sono più di una norma formale che può essere costruita come norme produttive o negative. Non trafugare, non rubare, non opprimere e non ferire. And so far from being just a theoretical notion of what the fathers of the country might have meant, when we look at the law of love thy neighbor as thyself, what we're really seeing is the essence and the backbone of what we now think of as Israeli law. E così, lungi dall'essere soltanto un'indagine astratta su cosa i padri del nostro paese potrebbero aver detto, con uno sguardo alla legge, ama il prossimo tuo, ciò che intendiamo veramente è l'essenza, la spina dorsale di cosa oggi ne pensiamo del diritto israeliano. And so internally, Israeli law is based on and is reviewed according to the standard of love thy neighbor, the foundational rule in Jewish law. E quindi al suo interno il diritto israeliano è fondato e presidiato giudizialmente coerentemente col parametro ama il prossimo tuo, il principio informatore del diritto ebraico. And when that happens, guess what? There need to be rules put in place, standards, if you will, minimum amounts of love and respect that you have to display. For instance, no hurting other people, no robbing them or taking their things, etc., etc. And before you know it, there's a civil and a criminal legal system. Minimum standards, actionable standards of love tend to translate into things like equality and justice, maybe tempered with mercy, but again, not too much mercy, because we have to set limits, or else one person's love ends up leading to allowing for another person's harm. E quando avviene, indovinate cosa accade. C'è bisogno che esistano regole poste in atto, standard, se volete chiamarli così, quantità minime di amore e rispetto che devi dimostrare. Per esempio, non ferendo altre persone, non derubandole o impossessandoti delle loro cose, e così via. E prima che tu te ne accorga, si viene a formare un sistema giuridico, civile e penale. Livelli essenziali, esigibili e livelli di amore tendono a tradursi in cose come eguaglianza e giustizia. Forse mitigata dalla benevolenza, ma non troppa benevolenza. E dobbiamo stabilire dei limiti, altrimenti l'amore di una persona finisce per condurre a concedere l'offesa ad un'altra persona. So Jewish law is law, but it's our way of expressing love in practical, finite terms. It's our way of taking the mundane and making it holy. It's our way of expressing God's will practically in this world. Il diritto ebraico è diritto, ma il nostro modo di esprimere amore in termini finiti e concreti. È il nostro modo di prendere il mondano e renderlo sacro ed esprimere la volontà di Dio concretamente e ogni giorno. And the truth is, many people think of Judaism as an overly ritualistic system, concerned with the minutia and not the spirit of the law. But the truth is that for Judaism, both civil and ritual law also fall under the category of religious law. La realtà è che molte persone pensano che l'ebraismo sia un sistema eccessivamente rituale, che ha a che fare ed è caratterizzato da minuziosità e non dall'essenza del diritto. Ma la verità è che per l'ebraismo sia la legge civile che la legge rituale rientrano nella categoria di legge religiosa.
Which raises an interesting point, because if civil law and ritual law are one and the same, then neither both are holy and meaningful, or neither one is holy and meaningful. And for Judaism, both are equally holy and meaningful. E questo perviene ad un punto interessante, perché se la legge civile sono una cosa sola e la medesima cosa, allora o entrambe sono sacrosante e significative, o nessuna delle due è sacrosanta e significativa. So we're not actually that different. Jewish law is how we believe we're supposed to express the divine love in this world in a practical and finite manner, in order to raise our everyday lives to a higher plane of existence and to take the mundane and make it holy. Pertanto non siamo poi così differenti. Il diritto ebraico è come siamo chiamati ad esprimere l'amore divino in questo mondo, in un modo concreto e finito, in modo da elevare le nostre vite di tutti i giorni ad un livello più alto di esistenza, da prendere il mondano e renderlo sacro. Grazie ma anche per il lavoro di Talia Cucci che ha fatto della relazione che si era preparata. Procedo a delle osservazioni. La prima è che dopo tanto che non siamo mai abituati a sentire dire che gli ebrei sono la fratelli maggiore dei cristiani e parlano un'altra lingua. È evidente che, come dicevamo, c'è una fatica di comprensione che contemporaneamente rende difficile da capire e enigmatico il tipo di relazione che c'è, no? In un certo senso. E si notava la tensione alla fine da parte sua. L'esempio che ha fatto inizialmente, poi appunto come l'ha ripreso alla fine nell'indicare la vicinanza dello spirito, ma anche la concretezza della proposta ebraica, che è proprio quella che sembra allontanare lo spirito cristiano da quello ebraico. Ecco, su questo adesso chiediamo un aiuto a professor Cucca, perché l'impressione che mi ha lasciato quello che diceva Mark, questo. Da un lato c'è una dimensione politica che ricorda l'esigenza di rendere la speranza ebraica tangibile, no? Immediatamente tangibile. In secondo luogo, lui ha insistito sui comandamenti, mostrando come i comandamenti venissero colti in maniera diversa, come se i comandamenti fossero la prima cosa che comunque ci viene in mente, che non è affatto scontato, ma evidentemente il modo con il quale lui vede il cristianesimo. Terzo luogo, la domanda di fondo, che è la domanda di essere giusto che emerge, no? Quanti figli, cioè quando sai di essere a posto? Quando sai di aver compiuto il tuo dovere? Questo sembra essere l'oggetto con il quale è cadenzata la speranza, no? All'interno dell'ebraismo. Qual è il dato che il cristianesimo offre? Qual è il succo della speranza cristiana, per così dire? Un'altra domandina per la quale alcuni minuti. Ma sapete, a volte è più facile per tentare di dire che cos'è una cosa, soprattutto quando si parla di cose di una portata come la speranza cristiana. A volte può essere più facile, vista anche l'ora tarda, dire che cosa una determinata realtà, quindi nel caso la speranza cristiana, non è. Perché a volte facciamo dei discorsi che sembrano discorsi molto compiuti, no? Molto articolati anche, su che cos'è la realtà, una determinata realtà come la speranza, e il bersaglio lo macchiamo molto spesso. Beh, a me pare di poter dire una cosa innanzitutto, che la speranza cristiana non ha niente a che fare con l'ottimismo. Primo dato, cioè la speranza cristiana
è un qualcosa di drammatico. È qualcosa di drammatico perché siamo aiutati anche qui dalla frescatura. Al cuore dell'esperienza cristiana non c'è semplicemente una particolare interpretazione della Torah da parte di un rabbi di Israele nel primo secolo, che tra l'altro, guardate che a volte si riduce la portata della novità cristiana, lo facevamo prima, lo riprendo solo un secondo per dire che a volte si riduce la portata della novità cristiana a un determinato insegnamento e si arriva a fare delle contrapposizioni terrificanti, del tipo nel mondo del Primo Testamento, quello che noi dovremmo imparare a chiamare così il Primo Testamento, ma che chiamiamo ancora l'Antico Testamento, c'è il Dio della giustizia retributiva, il Dio vendicativo, il Dio cattivo, e poi arriva tutto a un tratto il Dio buono, il Dio miseria. Questa cosa è blasfema, è irrispettosa ed è totalmente impertinente rispetto a quello che è la rivelazione biblica dei due testamenti. Detto questo, al cuore della questione non c'è appunto tanto un determinato insegnamento, ma il fatto che quest'uomo totalmente inserito nell'ebraismo del primo secolo ha avanzato la pretesa di essere una cosa sola, della stessa natura del Dio unico di Israele, e ha mostrato questo attraverso, procedendo per contrari praticamente, l'onnipotenza, la grandezza, la maestà del Dio di Israele sono state rivelate da Gesù di Nazaret dentro la forma assolutamente contraria a questa onnipotenza, a questa potenza, a questa maestà, che è la croce. Ci siamo? Ora, la speranza cristiana ha la stessa forma drammatica, perché altrimenti si riduce ad un ottimismo idiota che però non ha niente a che fare con l'esperienza cristiana, non so se si capisce. Per cui mi limito a dire tre elementi, come dire, tre sfumature, tre accenti con cui la speranza cristiana certo non può essere identificata. Proprio perché è una speranza che ha la forma drammatica della modalità in cui Gesù di Nazaret ha portato a compimento le promesse del Dio di Israele. Oh, attenzione, scusate, faccio una parentesi, ma brevissima. Anche qui, quando parliamo di croce, noi tante volte, no? Dipingiamo la dinamica della croce a tinte fosche e dolorifiche, per cui quanto più fa male tanto più ci piace. Non è così, l'aspetto dolorifico non è l'aspetto essenziale del mistero della croce. L'aspetto, come dire, la croce diventa un paradigma, un simbolo di tutto ciò che nella vita assume un aspetto drammatico e che dunque diventa parte stessa dell'esperienza cristiana, per cui il dubbio, l'angoscia, il fallimento, la non riuscita, quello che veniva ricordato prima da Mark, non solo il giusto che cade si rialza 7 volte, ma per essere giusti bisogna cadere almeno 7 volte, dove 7 è il simbolo della pienezza. Allora, detto questo, se la speranza cristiana ha questo aspetto drammatico, e non può che avere questo aspetto drammatico, innanzitutto la speranza cristiana non è un qualcosa di entusiastico, diciamo, come l'ottimismo un po' adolescenziale che, come dire, suppone a volte, immergendosi più nel mondo di Pollyanna che nel mondo della rivelazione biblica, che il futuro sarà rosa. E allo stesso tempo la forma drammatica della croce, che è la forma drammatica della speranza cristiana, è totalmente contraria ad una forma prometeica o titanica, tale per quale io
mi salvo, perché alla fine, al cuore della questione, stringi stringi, la salvezza come esperienza totalizzante è l'oggetto della speranza, non altro. Ma non la salvezza del dopo la morte, ma la salvezza come esperienza di pienezza adesso. Qualcosa che io mi posso dare da me, con le mie forze, con la mia capacità, con la mia credenza, con la mia coerenza, con la mia osservanza. Non funziona questa cosa. La speranza cristiana è la consapevolezza che dentro l'esperienza drammatica della realtà, che appunto ha la forma della croce, cioè il fallimento, il dubbio, l'incapacità di comprensione, il non senso, la salvezza come compimento del vivere non mi viene, dirà Paolo, dal fatto che io osservo totalmente la Torah, la legge, le prescrizioni, poi voi metteteci il catechismo, le direttive diocesane, quelle parrocchiali, quelle del movimento, quelle del condominio, quello che vi pare, ma dal fatto che un altro mi afferra. E l'ultimissimo punto, è chiaro che, cioè, sto andando proprio per in modalità, come dire, lista della spesa, quindi sto banalizzando, chiaramente, cioè ogni semplificazione, ogni sintesi, ogni semplificazione sono di per sé impertinenti, quindi chiaro che ci sarebbe da fare un discorso estremamente più ampio, ma l'ultimo aspetto mi pare che possa essere condensato e sintetizzato così, che la speranza cristiana, e qui mi rilascio a quella concretezza di cui parlava Marco nella relazione tra, come dire, il sacro e il profano, uso queste categorie per accelerare ulteriormente, che la speranza cristiana esclude radicalmente, totalmente, definitivamente ogni speranza appunto di tipo spiritualistico, del tipo, stiamo registrando, dove va questa roba qui? Del tipo sorrido. Del tipo, va bene, cioè, il mondo è una merda, la carne non giova a nulla, che serve per fare. No, non puoi tradurre. Ciò che conta è salvarsi l'anima. Ci siamo? Per cui la speranza totalmente proiettata non solo in un dopo, ma in un qualcosa che è di per sé adesso inconsistente. Perché finché siamo in questa esperienza umana, l'anima è qualcosa di inconsistente, se non perché essa si manifesta nel corpo. D'altra parte, se vogliamo andare a prendere proprio un punto radicale di rottura del cristianesimo con il giudaismo, è il fatto che Dio si faccia carne, uomo. Quindi tutto ciò che è spiritualistico è escluso dalla speranza cristiana. Dov'è allora, risintetizzando all'estremo, e qui credo che si possa fare un legame con il giudaismo, soprattutto con quella che è la che è stata chiamata una corrente del giudaismo, una corrente dell'ebraismo, che è stata chiamata la dottrina della contrazione. Yitzhak Luria, che è un grande maestro dell'ebraismo, dice che Dio, per creare il mondo, deve contrarre se stesso. Se Dio non contrae se stesso, non c'è posto per l'altro. Ci siamo? Questa cosa trova una corrispondenza esatta in quello che Paolo di Tarso chiama la kenosi, un termine greco che noi potremmo chiamare con l'annichilimento, la riduzione.
è difficile da tradurre. L'umiliazione è il modo in cui viene solitamente tradotto, l'abbassamento però è riduttivo, che trova la sua espressione nella forma drammatica della croce. Allora, o la speranza cristiana ha a che fare con questa, con questa modalità, con questa sfumatura drammatica, oppure può continuare ad essere speranza, ma non è cristiana. Adesso voglio provare a fare la sintesi di quello che era già troppo sintetico, come dicevi tu. E grazie davvero perché di fatto hai seguito davvero con un parallelismo quasi perfetto l'osservazione che faceva Mark. E, no, non ci provo neanche a sintetizzare. Io credo che dovendo amare il prossimo come noi stessi, essendo al 10:35, a questo punto l'amore consiste anche nel dire che finiamo qui. Spero che non ci siano delle domande al formicotone da porre ai nostri ospiti. Bene, quindi vi proporrei di ringraziare i due relatori, insieme ai due relatori anche Tania, che si è prodigata molto per la traduzione. Credo che sia accaduto quello che si aspettava, quello che sperava Mark, cioè che due persone hanno veramente parlato con cuore aperto. E la cosa più impressionante è che ciò che sembra dividerci è contemporaneamente quello che sta accadendo tra noi. Quindi grazie ancora, e per quello che rimane da dire, ci chiamo appunto a vedere la prossima volta che passerà in Italia Marco Antello. Grazie, arrivederci.